Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello per la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo video sul mio canale. Oggi sono all'impiedi perché voglio stare all'impiedi. Niente, magari fatemi sapere se questo tipo di inquadratura vi può piacere per qualche video, anche perché magari così ci siamo più in movimento, diciamo, e secondo me potrebbe essere anche molto più carino e più interessante. Comunque oggi, ragazzi, siamo nel video dei 10.000 passi al giorno per un mese, perché è una sfida che già mi ero proposta di fare in quarantena e che però appunto non sono riuscita a completare del tutto. In realtà ci sono quasi riuscita facendo 24 giorni di seguito, ma diciamo che ho usato un po' dei sistemi per barare e quindi questa volta lo voglio fare seriamente, anche perché soprattutto per me e niente, è una cosa che mi sono prefissata e che è importante. Gli ultimi 8 giorni sono stati davvero molto produttivi, infatti l'ho iniziata 8 giorni fa questa sfida e la sto facendo il video solo adesso per iniziarlo, per vedere se appunto questa cosa continuava e riuscivo a continuarla. Dato che ci sto riuscendo, ho deciso di fare appunto questo video per documentare il tutto e quindi probabilmente da oggi, che è il 25 di agosto, vedrete questo video una volta che tutti i 31 giorni del mese, diciamo, saranno conclusi. E magari ci saranno anche qualche clip in giro di me che vi faccio vedere tutte le cose, di me che cammino, di me che corro, di me che faccio comunque questi 10.000 passi ogni giorno. E vi lascio magari qua qualche rec schermo delle altre giornate che ho fatto durante questi 8 giorni. La giornata di ieri è stata quella più produttiva in assoluto, perché ho fatto circa 20.000 passi, se non sbaglio, o qualcosina in più comunque, e ho bruciato circa 411 kcal solamente camminando. Sì, l'ultima settimana è stata molto impegnativa e ne sono davvero contenta, perché più cammino e più mi sento io meglio, soprattutto, e soprattutto posso bruciare chilocalorie e soprattutto grasso, che è quello che mi interessa di più. Speriamo che questa sfida riesca a continuare e niente, vedremo il risultato alla fine di questo video, quindi vi invito a restare con me fino alla fine per non perdervi nulla. Lo so che la luce fa schifo, ma sono in mezzo alle scale del mio palazzo perché sto cercando di raggiungere anche oggi 10.000 passi. Attualmente sono a 7.615 e sto facendo su e giù per le scale. Aggiornamento veloce per il video dei 10.000 passi al giorno per un mese. Oggi è il 28 di agosto e attualmente ho fatto 1.297 passi e sono alle 10 di mattina. Ieri sono uscita con la mia amica, ho fatto 16.000 passi, quindi capite bene che la sfida sta continuando. Molto spesso non faccio clip all'aperto, anche perché camminando, facendo altro, comunque me ne dimentico. Però appunto alla fine del mese vedrete comunque tutto il riepilogo di tutto il mese. Ok ragazzi, sono passati 15 giorni dall'inizio della nostra challenge dei 10.000 passi al giorno e stiamo continuando. Oggi se lo completo il 16° giorno e in queste 2 settimane comunque ci sono stati alcuni risultati. Volevo anche dirvi un'altra cosa: questa mattina, che è martedì, perché ieri mi sono dimenticata, mi sono pesata e avevo perso ben 2 kg. Ora non so se sia stato comunque una questione riguardante 10.000 passi al giorno, perché comunque a mangiare ho mangiato normale come mangiavo anche prima, ho solo cercato di diminuire quanto più possibile le schifezze, anche se comunque è capitato di mangiare biscotti, di mangiare patatine eccetera, perché ovviamente non è che sto seguendo una dieta ferrea, ma sto cercando semplicemente di evitare di mangiare troppe schifezze. Comunque sia, niente, ho perso 2 kg, quindi dal mio peso iniziale appunto ho perso questi 2 kg e sono molto molto contenta. Magari sarà anche dato dal fatto che, a parte il movimento, sto anche bevendo come un cammello in queste ultime settimane, quindi magari anche quello. Comunque sì, finalmente dopo tanto tempo mi vedete di nuovo con i capelli sciolti, perché finalmente c'è un po' di aria più fresca e niente, però io direi di continuare questa challenge e quindi ci rivediamo per futuri aggiornamenti. E anche oggi si va per i 10.000 passi. E anche oggi procede. Ed è
eccoci qua arrivati al 19 di settembre, purtroppo, con una brutta notizia. Di che cosa sto parlando, che cosa sarà successo, ve lo spiego tra poco, quindi fatemi un attimo settare il solito assetto video e ve ne parlo. Purtroppo ragazzi, ho una brutta notizia da darvi, non sono riuscita a completare questa challenge. Non è stata colpa mia del tutto, o almeno sì, comunque lo è stata, ma non del tutto, appunto. Perché cos'è successo? Vi spiego un attimo. Stavo continuando questa challenge di 10.000 passi al giorno per appunto un mese e fin qua tutto a posto. Ogni giorno facevo questi 10.000 passi o comunque di più, poi dipendeva ovviamente dai giorni se erano impegnativi o meno. E poi arrivata a sera, circa le 10:30 di sera, comunque più o meno il tempo, il periodo in cui mi vado a dormire, insomma prima di mezzanotte sicuramente, aggiungevo i dati sull'applicazione, quindi attivavo il Bluetooth, aspettavo che la mia band si collegasse appunto all'applicazione e che mi desse poi la giornata inserita. Questo però non è accaduto per tutti i giorni, infatti circa 5 o 6 giorni fa ho fatto questa cosa, ma appunto non è andata in funzione e non mi ha aggiornato la pagina, quindi è come se quel giorno non avessi fatto 10.000 passi. Ho continuato per altri 2-3 giorni, ignara di tutto perché non me ne ero accorta. Poi ho visto che il nuovo record, insomma, era di 3 giorni, la nuova serie, e mi sono detta: cos'è successo? E quindi poi mi sono accorta che in realtà si era interrotta la serie, quindi non sono riuscita a fare appunto 31 giorni precisi. E o almeno comunque l'applicazione non me lo dice. Comunque sia, fatto sta che ormai questa challenge è conclusa. Non so se appunto per voi valga come challenge finita o meno. La situazione è questa, ragazzi, purtroppo mi dispiace, ma non ci posso far niente. Spero comunque che questa challenge vi sia piaciuta. È stata comunque una bella sfida, perché non sempre cammini così tanto, non sempre hai così tante cose da fare per appunto camminare 10.000 passi al giorno, a meno che tu non faccia sport o comunque un'attività che richiede parecchio movimento. Devo ammettere che in alcuni giorni in cui ero davvero molto stanca è stato difficile raggiungere questi 10.000 passi giornalieri, mentre in altri che comunque ero impegnata non ho proprio sentito il peso di questi passi, perché appunto camminavo come non so che cosa per fare tutte le altre cose che dovevo fare, quindi molte volte li superavo alla stragrande, arrivando addirittura a 20.000 o 20.000 più passi. Comunque sia niente ragazzi, spero che questa challenge vi sia piaciuta. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale. Vi raccomando di consigliarmi altre challenge che potrei fare qua sotto nei commenti, e le prossime challenge comunque saranno organizzate meglio, perché questa comunque è stata una challenge di prova, diciamo, quindi non è stata diciamo portata avanti al meglio, non è stata registrata al meglio e tutte queste cose qua del caso. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo prossimamente nei prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!